Ad Agrigento, ai piedi del Tempio di Giunone, si è svolto l'evento nella Valle degli Dei. La serata voluta dal FAI, con il patrocinio del Comune di Agrigento e del Parco Archeologico della Valle dei Templi, rientra nelle strategie per lo sviluppo turistico della città. Un nome evocativo, dunque, che rimanda al fascino dell'arte, della storia e della cultura del luogo. Sul gioco delle parole, saperi e sapori, il numerosissimo pubblico ha potuto apprezzare i brani tratti dai grandi classici e dalle voci più interessanti del panorama culturale della Sicilia, da Pirandello a Sciascia, da Tomasi di Lampedusa a Camilleri. Il tutto veicolato dalla strada degli scrittori di Felice Cavallaro. Questo è veramente il giardino degli dèi. E qui c'è spazio per turisti di tutte le età e di tutti i colori. Noi dobbiamo riuscire a canalizzare qui il turismo scolastico, i grandi viaggiatori, i turisti colti, ma anche i turisti interessati a un percorso religioso, al percorso della legalità. Insomma, mischiando questi interessi che ruotano attorno alla Valle dei Templi, alla meraviglia della Colimbetra, così ben gestita dal FAI, e giocando un po' sulla fortuna che abbiamo avuto di avere dei grandi scrittori, da Sciascia a Pirandello, a Camilleri, a Simonetta Agnello Orbi, Matteo Collura, ma alcuni anche un po' dimenticati come Russello, Rosso di Salsa II a Caltanissetta, il Gattopardo che passava verso Palma di Montechiaro. Bene, approfittando di tutto questo, cerchiamo di creare le condizioni per attrarre flussi sempre più consistenti, con l'obiettivo di creare occasioni di nuovo, sano, onesto lavoro. E sul palco scrittori di grande rilievo hanno raccontato Agrigento così come da loro conosciuta e nei cambiamenti subiti. Io sono qui per dare una ulteriore testimonianza in questo luogo, appunto, che si può definire caro agli dèi. Insomma, questi sono templi che non hanno eguali nel mondo, e proprio l'altro ieri qui c'è stata una serata esclusiva, super blindata, organizzata da Google, dove sono venuti personaggi importantissimi, insomma, e hanno goduto di questa, si usa in questi casi una parola orribile, location, ecco, di questo sfondo, insomma, hanno cenato con la vista di questi templi, anzi di questo periodo c'è anche una bellissima luna, c'è un caldo, come sappiamo, che rende il cielo la notte particolarmente luminoso. Ecco, siamo qui alcuni scrittori anche per dire che in questa città si può dare in affitto per una sera la valle a Google, insomma, ai potenti del mondo, e c'è spazio anche per la cultura, per la letteratura, che ha fatto sempre la sua parte, insomma, e non sempre raggiungendo gli obiettivi che si è prefissato, ma insomma il contributo c'è stato. Ecco, siamo qui ancora una volta per testimoniare questa importanza. Io sono un agrigentino che abita a Milano da tanto tempo, ma ho Agrigento nel cuore, e devo dire che, a proposito di caldo, questo luglio così arroventato, ecco, a Milano mi ha creato dei problemi anche psicologici, perché affacciarsi a una finestra o un balcone, io abito un ottavo piano a Milano, quindi ho una bella vista, però vedi palazzi, cemento, asfalto. Ecco, qui a Agrigento invece ti affacci da un balcone e vedi il mare, la valle, e psicologicamente respiri, insomma, lo soffri meno. Ecco, quindi già questo è un motivo in più per venire. Ecco. Simonetta Agnello Orbi, scrittrice di grande rilievo, questa sera qui ad Agrigento, una città verso la quale sente e nutre un grande affetto. Io sono una cittadina di Agrigento, una cittadina onoraria, per cui è ancora più importante. Mia madre era di Agrigento e la amava. Io ho vissuto qui fino ai 12 anni e poi d'estate sono sempre venuta a Mosè. È una città piena di conflitti, ma la gente è intelligente, affettuosa. E credo che sarebbe molto più fattiva se avesse avuto la possibilità di farlo in questa nostra Sicilia che ha sempre tanti problemi. E non ho dubbi che con il presente sindaco, con Fioretto, Agrigento comincerà a aprirsi e a fiorire, e continuerà a fiorire. Ecco, cosa ha sentito questa sera sul palco? Che emozione ha provato? Che emozione ha provato a parlare a questo pubblico?
A me piace comunicare col pubblico, ho parlato al pubblico con il mio cuore, come ti faccio sempre, onestamente, e di quello che per me importa. Per me è importante fare un tributo ad Andrea Camilleri, che è il più grande scrittore siciliano del dopoguerra. Questo significa che per me è più grande di Lampedusa, che per me è più grande di Sciascia, che per me è più grande di tutti gli altri grandi scrittori del dopoguerra, e questo lo dico non per il suo successo, ma perché la sua opera è ampia. Parlano tutti dell'ispettore Montalbano, ma lui è lo scrittore che ha scritto dei libri meravigliosi, a cominciare dal Birraio di Preston, al Taglier Grigio. Ne ha scritti talmente tanti che pochi li hanno letti tutti, ma è veramente ampissimo. E il successo che ha è un successo di pubblico e dovrebbe essere un successo internazionale, come ho detto prima. Lui si merita il Nobel. Ho voluto parlare di Rossello, uno scrittore al contrario di Camilleri, che non ha avuto successo e che viene dimenticato. Ho dovuto lottare per parlare di lui qui oggi, per leggere le sue parole. Non è stato facile, ma ci sono riuscita, perché io credo nella giustizia. Sono stato un avvocato per tutta la vita e la giustizia è la cosa più fondamentale del mondo. Da lì nasce tutto. E giustizia non è stata fatta a Camilleri nel mondo degli dèi, dell'Olimpo degli scrittori. Questa sera nella Valle degli Dèi è dunque un grandissimo scrittore. Ecco, cosa significa per lei questo momento qui stasera? Io credo dagli accordi fatti con Felice che io mi richiederanno dei due viaggi che Tomasi ha fatto qui per andare a Palma, che risalgono al 55. E quindi sarà qualche memoria, sa com'era diverso? 55 qui c'era la vecchia stazione ferroviaria, sembrava un tempio greco, e cominciava la via Atenea e c'era questa salita con le grandi chiese, e la piazza della cattedrale era meravigliosa e non c'era niente altro. Questo era tutto abbandonato, bello, aprico come si dice, e insomma, si mangiava di peste. C'era un solo ristorante giù, era velenosissimo. Come ha trovato Agrigento? Agrigento ha avuto un 10 anni fa, era veramente il massimo dell'orrore. Adesso, insomma, fra la colimpietra molto verde che si è fatta attorno, la cosa veramente brutta è sempre l'arrivo da Palermo. Insomma, tutti quei fabbricati sui calanchi non è bello, insomma, ed è sempre un pericolo, perché anche le frane della cattedrale dipendono da quei fabbricati. Quindi, se dovesse descrivere l'accoglienza nella città dei templi, come la descriverebbe? La città dei templi, lei vede, adesso noi viviamo un momento turistico eccezionale, anche perché il resto del Mediterraneo, la quarta sponda, diciamo, è pericolosa, quindi non ci si va. E questo è un momento, cioè, si vede quando lei gira qua, o gira soprattutto a Siracusa, insomma, la gente è felice, fa affari di tutti i tipi, insomma. C'è un giro di due a denaro sostanzioso, poi scema d'inverno, tutto ritorna più te. Certo, le infrastrutture sono a pezzi, la viabilità è una delle cose più scandalose di questo mondo. Senta, ci si sta lavorando. Senta, San Francisco ha avuto un terremoto 8-9 anni fa ed è crollato uno dei ponti che collega alcune isole alla terraferma. Questi hanno dei piloni in mare a 500 metri di profondità. Il ponte è caduto col terremoto, 2 mesi dopo l'ha riaperto. Questo è aperto fra 2 anni e in inverno non passerà nessuno, né da via secondaria né da via principale. Dopo gli scrittori, sul palco spazio ai coinvolgenti Salvo Piparo e Costanza Licata. Avevo un governatore bello come un sole, che convoca una conferenza stampa ogni 3 ore. Giù le mani dalle mie madamine, nessuno tocchi le mie damerine. Dal tacco in giù sono ancora signorine. E ancora, dopo il successo di The Voice ad allietare il pubblico, l'incantevole voce di Alessandra Salerno.
Questo grandissimo talento direttamente da The Voice qui al Tempio di Giunone per la Valle degli Dei, che impressione hai avuto? Beh, è disarmante tutto questo, è seriamente disarmante, veramente noi siamo fortunatissimi, noi siciliani, ad avere un patrimonio così, perché tu vieni qua e ti senti fuori da ogni tempo. Per me è un grande onore essere qua stasera e poter veramente gioire di questo spettacolo, che dire, cioè, cantare con alle spalle il Tempio di Giunone, e chi può farlo? È la prima volta che vieni ad Agrigento? No, non è la prima volta. Agrigento è una città che è nel mio cuore, ho tanti amici qui ad Agrigento, ma è sempre veramente un piacere venire, soprattutto in questa parte, che è proprio la parte più antica, più storica, che racconta poi, come dire, l'umanità veramente. Qua c'è la storia, i primi passi. Ecco, anche tu hai detto poter godere di questo spettacolo, però anche tu hai dato modo di far godere agli altri del tuo talento, la tua voce. Sei molto carina, grazie. Per me è un piacere, quindi metterò a disposizione la mia arte, la mia voce, la mia autoharp. Per me è veramente un onore, peraltro una serata di così grande valore culturale, che dire. Ho detto tutto, credo. Grazie a te. Giuseppe Parello. Il parco archeologico della Valle dei Templi, in linea con il rilancio turistico della città, ha di recente accolto una serata esclusiva organizzata da Google e, abbracciando l'evento nella Valle degli Dei, porta avanti la promozione del territorio. Siamo stati protagonisti di una serie di eventi molto interessanti, molto importanti per il parco, per l'immagine che trasmette e per la promozione dell'intero territorio. Questa di stasera è proprio l'occasione a che il parco si costituisca, come d'altronde è, il centro di una rete di iniziative, ma anche di percorsi sia culturali che fisici, che gli ruotano attorno e che insieme al parco comincia a crescere anche il territorio che gli sta attorno. Tra i visitatori di questa serata ci sono circa 50 turisti che sono arrivati qui grazie ai nostri partner FAI, cioè a tutti quegli operatori turistici, i servizi di accoglienza, B&B e hotel, che li hanno informati di questa iniziativa e molto volentieri sono venuti qui. Ecco, il significato di quello che stiamo facendo è questo: ampliare e ovviamente migliorare l'offerta culturale di Agrigento. Noi abbiamo un tesoro immenso, dobbiamo metterlo a frutto, ma dobbiamo farlo vedere, e questa sera è questo l'obiettivo. In termini di turismo, che ricaduta si ha? Beh, io vedo la Colimbetra per esempio in crescita del 70%, sentivo i dati del parco e sono in crescita. La Scala dei Turchi, mi dicono che i turisti vengono per un'altra volta, per un'altra serata alla Scala dei Turchi, mi dicono che anche il Cardinale Montenegro e il suo staff sta lavorando bene per il centro storico. Credo che quest'anno davvero ci sia una crescita da questo lavoro in sinergia. Fra i numerosi ospiti, oltre alle autorità civili, presente anche il Cardinale Francesco Montenegro, intervenuto anche lui dal palco per parlare al pubblico. Questa sera sul palco nella Valle degli Dei, ancora per parlare di solidarietà. E credo che è la chiave del presente e del futuro, è soltanto nella solidarietà, è come quando c'è una barca, se si reme insieme la barca può arrivare lontano, se ognuno pensa al suo remo si resta fermi e si gira su se stessi. E infine lo scrittore Tomasi Lanza ha lanciato l'idea di un progetto, inserire Agrigento, dunque il Parco della Valle dei Templi, come teatro greco. E abbiamo parlato di questa opportunità che è un po' un'intesa con il parco. Lì ci scontreremo sempre con l'eterno tema, no? Il vile denata, e su questo poi ragioneremo. Va bene, io vi ringrazio molto, non dovevamo aprire un convegno sul tema, però abbiamo lanciato un'idea e vi auguro di portarla avanti. E allora la strada degli scrittori, grandissima organizzazione che riesce a raccogliere, non soltanto a calamitare tanto pubblico, ma soprattutto a raccontare degli scrittori che hanno fatto Agrigento e che hanno fatto la Sicilia. Sì, è uno sforzo che Felice Cavallaro porta avanti già da diverso tempo, quasi 2 anni, già l'anno scorso ci sono state numerose iniziative, quest'anno ha voluto portare la strada degli scrittori nel cuore della Valle dei Templi.
avanti grazie anche al FAI che con la gestione della Colimbetra ha dato una grande mano d'aiuto. Cioè, si tenta di valorizzare quel che di buono c'è in questo nostro territorio. Gli scrittori rappresentano una sorta di richiamo, ma poi questo territorio è ricco di storia, cultura, architettura, è ricco di tradizioni, enogastronomia, è ricco di tante cose. Oggi abbiamo tentato di condensarle, sintetizzarle in questa serata che è stata un po' lunga, ma che ha dato la possibilità di conoscere tanti paesi, tanti scrittori e tante bellezze che questo territorio offre. Agamennone, nell'ultimo breve monologo prima di uccidere la figlia. Sono consapevole di ciò che dà dolore e di ciò che invece porta gioia. Amo i miei figli, altrimenti sarei un pazzo se non li amassi. Sono pieno di angoscia per ciò che sto per commettere, donna, ma mi sgomenterebbe anche il contrario. Guardate com'è grande questa flotta e quanti sono i condottieri greci cinti d'armi di bronzo. Essi non potranno mai tornare da Troia se io non farò, figlia mia, il sacrificio della tua vita. Così dice l'indovino Calcante, e senza questa azione orribile non sarà mai possibile conquistare Troia. Quella che ha preso l'esercito greco sembra quasi un'esaltazione erotica. Vogliono navigare il più presto possibile verso Troia e così liberare le donne greche. E se io non compirò la volontà della dea, i troiani uccideranno le nostre figlie ad Argo e poi uccideranno voi ed anche me. Figlia, non è Menelao ad avermi sottomesso alla sua volontà. Non sono venuto qui per i suoi comodi. Nelle mie mani di padre e nelle tue mani di figlia ora sta il destino e il futuro di libertà del popolo greco. Solo così i barbari smetteranno di rapire le nostre donne e di usare loro violenza. È la Grecia che mi chiede di compiere questo sacrificio, che io lo voglia o no. Su questo il mio potere non vale nulla, nulla, nulla. Grazie, grazie Sebastiano Lo Monaco, grazie.